Stamattina in prefettura le più alte autorità portuali e le istituzioni hanno firmato il protocollo che riguarda la sicurezza dell'area portuale di Ravenna. Il porto deve essere un luogo dove si ricerca massimamente la sicurezza degli operatori, oltre che un luogo di attività commerciali. Sono queste le parole del prefetto durante la conferenza. Cosa cambia nella sicurezza dell'area portuale con la firma di questo protocollo? Dunque, innanzitutto quello che cambia è il fatto che viene estesa il controllo che veniva effettuato già in ambito dei precedenti protocolli, quello che era stato sottoscritto nel 2008, poi rinnovato nel 2011. Cambia il fatto che viene esteso dal punto di vista territoriale alle attività che vengono svolte non soltanto sulle aree demaniali, quindi quelle che sono immediatamente vicine, quelle della banchina vera e propria, ecco, quelle che sono vicine alla nave, ma anche alle aree retrostanti. Questo perché? Perché nelle aree retrostanti poi si è modo di verificare che si sono verificati anche recentemente degli episodi particolarmente delicati, appunto per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, incidenti importanti che hanno riguardato i lavoratori medesimi, e quindi è necessario che come dire, si eserciti una particolare attenzione relativamente a questa tematica. L'altra cosa importante è che viene esteso anche i servizi portuali, quindi non soltanto le attività portuali, quelle generali, quelle classiche, ecco, ma tutto quanto quello che nell'ambito del porto viene effettuato. È un salto qualitativo ancora decisivo questo, perché ancora una volta approfondisce una tematica che è quella della sicurezza del lavoro in un luogo particolarmente delicato come il porto, la approfondisce e ci pone come dire, come una guida di livello nazionale sulla sicurezza portuale. Il nostro è uno strumento che ancora non è stato adottato da altri porti, tutti noi ci auspichiamo che questo debba avvenire, proprio perché poi crea delle situazioni di parità di comportamenti nell'ambito portuale, perlomeno nell'ambito portuale nazionale. Questa è l'ambizione di questo protocollo. Quindi Ravenna in un momento di crisi è all'avanguardia per quanto riguarda la sicurezza, sia a livello nazionale che internazionale. Un esempio per le altre città? Direi proprio di sì, consideriamo il fatto che svolgere queste attività di particolare attenzione nei confronti della sicurezza è qualcosa che normalmente, laddove non sia radicata culturalmente nelle classi datoriali e naturalmente nelle organizzazioni sindacali e tra le istituzioni, viene praticata con grande facilità quando si tratta di periodi di particolare floridezza dal punto di vista economico. Nei periodi di crisi la tendenza è quella un po' di fare degli sconti, passatemi il termine, sulla sicurezza. Sconti sulla sicurezza a Ravenna non se ne fanno, sulla sicurezza dei lavoratori innanzitutto, per cui ancora una volta la dimostrazione della grande serietà di questo territorio, della grande disponibilità da parte delle istituzioni, il comune, la provincia, l'autorità portuale, la prefettura, le forze di polizia, ma poi le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, proprio tutti impegnati ad una medesima finalità, una finalità che costa, che ha dei propri costi, dei costi che sono determinati proprio dal fatto che la sicurezza è un bene, come dire, intangibile, ma che ha dei costi suoi propri. Bene intangibile perché non si capisce quanto in realtà le cose succedano perché si è potuti prevenirle per bene, oppure perché su su non succedono perché non devono capitare. In realtà non succedono proprio perché ci si è organizzati. Questo ha dei costi e in un momento di crisi ogni costo ha un suo valore, una sua importanza. Ecco, ancora una volta una grande dimostrazione di civiltà di questo territorio. Rilancio una cosa che è stata detta nell'ambito di questo consesso da parte di alcuni firmatari del protocollo, e cioè l'idea che la capitale europea del 2019, Ravenna, capitale della cultura, sia da abbinare a questa cultura della legalità e la cultura della sicurezza che nella città di Ravenna è costantemente presente, e nell'intero territorio, devo dire, della Romagna è costantemente presente. Quindi è un qualche cosa che non deve essere considerata non, come dire, non compenetrata nella realtà culturale del nostro territorio. Ecco, questo è un qualche cosa che credo sia necessario rilanciare con grande forza. Barbara Gnisci per Ravenna Web TV.